E allora, questo è il vittoriale degli italiani, 9 ettari sulle colline proprio di Gardone del Garda, vicino Salò. Un edificio, una villa, una nave nella foresta, un anfiteatro. Questo per ricordare alle generazioni future quello che è stato la vita inimitabile del poeta Gabriele D'Annunzio. Andiamo a scoprirlo. La casa di D'Annunzio è anche un vero e proprio parco. Qui è la Fontana del Delfino. Con questo video andrò ad affrontare quello che è il parco, che sicuramente insieme alla casa è da visitare. Vi do solo un assaggio, quindi passate per di qua e visitatelo dal vivo. Anche il parco è stato progettato dall'architetto Giancarlo Maroni, in modo, insomma, che il luogo fosse rappresentativo di quella vita inimitabile che è stata di Gabriele D'Annunzio, il poeta soldato, eroe della Prima Guerra Mondiale e comandante dell'impresa su fiume. Che ci fa una nave nella foresta? Beh, qui al Vittoriale è possibile. Questa infatti è la nave militare Puglia donata dalla Marina Militare proprio al poeta Vate. Questa nave durante la Prima Guerra Mondiale aveva operato proprio nelle acque dell'Adriatico, sui porti dalmati. Trasportarla nel 1923 dalla Spezia fino a qui, Gardone, non è stato affatto facile. La prua è rivolta verso l'Adriatico, verso quella Dalmazia, verso quella città di fiume, della quale il nostro poeta fu comandante supremo. Su questa nave, come vedete nelle immagini, Gabriele D'Annunzio, in divisa e con il suo classico inconfondibile monocolo, ospitava concerti, soprattutto il Quartetto d'Archi. Questa è una, anzi è l'unica registrazione della voce di Gabriele D'Annunzio. Ascoltiamo. Molto risolutamente di nostra vita. Mi ritrovai tra le braccia di prima. Che la diritta via via smarrita. Ma è possibile che un uomo come me, appunto, debba essere bersagliato da perciò una quindicina di fotografi? Allora, avevo dei legionari con me, cioè di quei legionari appunto brillantissimi. Allora ho detto: rompete assolutamente tutte quelle scatole che le vogliono rompere a me. Si gettava da punto in punto. Ci fu appunto un terrore terribile. Memento odere sempre. Ecco il Master 96. Motoscafo. Motoscafo. Questo è il motoscafo MAS 96, motoscafo che Gabriele D'Annunzio ha utilizzato per la beffa di Bucari. Era il febbraio del 1918. MAS sta per, in realtà lui D'Annunzio l'ha poi ribattezzato, Memento Audere Sempre. Da qui è diventato uno dei motti più famosi D'Annunzio, oggi utilizzato in particolar modo da un certo ambiente, direi fascista. Dal punto di vista tattico-militare, la beffa di Bucari è irrilevante. L'Italia però si stava riorganizzando dopo il disastro di Caporetto. Sopra l'hangar del motoscafo armato silurante, questa è la vera sigla di MAS, troviamo quello che è il mausoleo di Gabriele D'Annunzio, la sua tomba. Ecco la nave Puglia incastonata proprio sulle colline di Gardone. Ti è piaciuto? Moltissimo. Eccolo il bracco. Eh no, è l'altro bracco. E qui sono proprio al mausoleo, cioè la tomba di Gabriele D'Annunzio, deceduto nel 1938. Questo è il punto più alto proprio della collina del Gardone e insieme a lui ha voluto che ci fossero i suoi amici, queste arche, in queste arche proprio ci sono gli eroi che hanno combattuto insieme a lui nell'impresa fiumana. Siamo sulla sommità del Vittoriale, da qui si ha una bella vista. È chiaro anche l'ispirazione nei tumuli funerari di tradizione etrusca e romana, la classicità nella modernità. Lui, Gabriele, che era un grande amante dei cani, infatti ha voluto che proprio i suoi amici, i suoi migliori amici a quattro zampe, fossero insieme a lui per sempre.
I cani di D'Annunzio? Erano 8. Infatti, vediamo 8 cucce dei cani. Qua c'è la cuccia piccola, eh. Proprio il suo canile. Piccolo. Ed eccoci, questo è il cimitero dei cani di D'Annunzio. La poesia a loro dedicati. Amava molto i cani, li definiva però in modo anche ironico inutili. Ecco, questo è proprio il cimitero dei loro cani, dei suoi cani. Ecco qua, Zanzan, Crissa, quello non si sa. Ecco qui i colombi di D'Annunzio, questa infatti è la colombaia, sono loro i colombi di D'Annunzio. Sicuramente sono altri colombi, però la colombaia è quella originale. Ah, capito. Sicura? Sicura. Questa è la casa da fuori. Vorrebbero dare una tinta di giallo, va? È vero. Un po' di restauro con tutti i soldi che hanno questa fondazione. Beh sì, perché Gabriele D'Annunzio donò la casa. Vediamo. E il parco ha una fondazione privata. Questa è una foresta, è vera proprio foresta. Infatti non la diede al demanio, non la diede allo Stato, che all'epoca, ricordiamo, era in carica a, beh sì, Benito Mussolini. A questo punto dovreste già sapere il rapporto tra Gabriele D'Annunzio e il fascismo e tra i due duci, Mussolini e D'Annunzio, che in fin dei conti si sono sempre cordialmente odiati. Qui ci troviamo nel cortile interno della casa, fatto costruire questo pozzo per ricordargli la sua casa natale di Pescara. E lui era abruzzese? Sì, esatto. Oh. Vediamo qui la veranda, che precede praticamente quella che è dietro la camera da letto, per filtrare in modo naturale la luce del sole. In una tenuta così non poteva sicuramente mancare un enorme parco con tanto di lago. Un piccolo lago? Ecco il suo lago. Lago delle Danze. Il laghetto, Lago delle Danze chiamato. Il suo personale frutteto, arancia, mandarini e limoni. In Riviera del Garda sono molto coltivati, sono frequenti. Qui siamo alla tomba della figlia del poeta, che si era chiamata Renata Montanarella. No, Cicciuzza. Detta da lui Cicciuzza. E nel notturno però veniva chiamata Sirenetta. Ed ecco la calligrafia D'Annunzio, molto semplice e lineare, proprio quasi elementare. È come la mia. Dovete scrivere bene, guarda. Chi è che ha realizzato fisicamente proprio il vittoriale? Beh, è stato lui. Questo è il mausoleo, l'anima del mausoleo, il planning della casa, il modellino del mausoleo degli eroi. Di qua quello che è il teatro all'Albert, un teatro su tre stelle, un anfiteatro su tre stelle. Andiamo a vedere dov'è. Ed eccoci, questa è la conca marmorea sotto le stelle, come la amava definirla Gabriele D'Annunzio, che però non la vide mai compiuta. E infatti il pavimento in un marmo rosso di Verona, pregiatissimo marmo rosso di Verona, fu messo solamente nel 2020, da pochissimo. D'Annunzio non lo vide mai completato perché costava tantissimo già all'epoca. Oggi costa ancora di più. È stato stanziato un finanziamento di 500.000 euro dalla regione Lombardia. E io vado! A cui si è unito un prestito da parte di una banca. Quello che rimaneva l'ha messo direttamente la Fondazione del Vittoriale, fondazione privata. Prima fu inaugurato questo anfiteatro nel 1953, quindi molto dopo la sua morte, però in quei materiali che lui amava definire grezzi, solamente cemento.
E oggi questo teatro è anche sede di numerosi spettacoli. Guardate che vista. È d'estate, perché sennò quando piove. Sì. L'anfiteatro è ovviamente ispirato alla classicità che amava tanto Gabriele D'Annunzio. In particolare questo è proprio la riproduzione quasi fedele dell'anfiteatro di Pompei. E allora, hai capito, hai compreso? E se no riascolta e ripassa, anche da qui. Gardone, Lombardia, Lago di Garda, Vittoriale degli Italiani, Gabriele D'Annunzio. Taglio. No, non te ne andare, devi fare naturalmente le domande di comprensione. Ciao!